Ciao a tutti, sono Milos del Quattro Gatti di Amsterdam e oggi una ricetta da casa, la mia cena, asparagi verdi con salsa bernese e patatine novelle per la Veggies for Meat Lovers Challenge. Allora, servono degli asparagi verdi di prima qualità, quelli olandesi qui dicono che sono i migliori insieme a quelli bianchi. Questo è un piatto quasi prettamente olandese, si pelano i gambi e si sbollentano per pochi minuti, massimo 3-4 minuti, acqua bollente e salata. Si prende del dragoncello fresco, si trita finemente e in un pentolino si mette dell'aceto bianco, dell'aceto di vino bianco, si aggiunge il dragoncello e si fa ridurre, si chiama riduzione questa, si riduce appunto della metà, più della metà. Si scolano gli asparagi, vedete ci ha messo 2 minuti a fare la riduzione e 2-3 minuti a cuocere gli asparagi. A questo punto si possono immergere nella stessa acqua degli asparagi e le patatine novelle. Si prende il burro, tanto, tantissimo, praticamente una maionese calda, perciò le dosi che fate per una maionese le usate. Si mette a sciogliere, non si fa scaldare troppo, giusto liquefatto. In un pentolino a parte si comincia a battere 3 rossi di uovo su 200 g di burro e la ricetta è così, anche la maionese. Si batte, quando sono un po' montati, ok, si aggiunge il sale, anche prima non importa, però quando sono un po' montati si sposta il pentolino dentro una padella un po' più larga con dentro dell'acqua bollente, perciò a bagnomaria, e si continua a battere sempre fino a quando non si raddensa, praticamente, come ripeto, proprio come una maionese calda, la salsa bernese. Se voi la lasciaste così e gli mettesse dentro solo un po' d'aceto di vino bianco senza il dragoncello, allora sarebbe una salsa olandese, proprio quella tradizionale che mangiano qui in Olanda, lo dico io. Col dragoncello è una salsa bernese che si usa molto con le carni di solito. Ed ecco qua il piatto. Quanto ci abbiamo messo? 7 minuti a cuocerlo. E vi assicuro che vi leccherete i baffi. Le patatine si sciolgono in bocca come il burro, gli asparagi verdi sono buonissimi e di stagione, fanno anche bene. Partecipate alla nostra challenge Veggies for Meat.